Ciao a tutti e benvenuti al primo video di questo canale, il primo video ovviamente dopo il video di presentazione. Come vedete, questo format è totalmente diverso da quello del mio altro canale, Health Me Food, dove mi occupo prevalentemente di nutrizione ed alimentazione. Cosa faccio in questo canale? Bene, sto imparando, diciamo, e vorrei imparare insieme a voi, questo mondo un po' strano degli investimenti, del trading e del risparmio. E l'ho cominciato per motivi particolari che adesso vi andrò ad illustrare. Volevo specificare che io non sono né un investitore né un trader professionale, per cui tutto quello che vi do in questo video sono semplicemente le mie impressioni, le mie esperienze e non ho assolutamente nessuna formazione particolare, per cui lo scopo di questo canale appunto è di raccogliere le mie esperienze, portarle a voi e poterle discutere, magari imparare insieme quello che si riesce a fare nel mondo degli investimenti o della finanza. È un disclaimer che farò ad ogni video perché non voglio che, insomma, si capisca differentemente. Prima di cominciare con questo video, volevo chiedervi di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella delle notifiche perché così vi potete fare i fatti miei sulle mie finanze, sui miei investimenti, su quelle che sono le mie esperienze. Però anche in questo modo potrete vedere i miei video successivi e crescere insieme a me in questo percorso. Prima di tutto volevo dirvi perché ho fatto questa scelta. Leggo qui un po' di appunti e non sto leggendo uno script, ma siccome sono vecchiotto, sull'altro canale, essendo prevalentemente argomentazioni di tipo scientifico, mi preparo uno script ben definito. Qui ho solo qualche appunticino per ricordarmi cosa dire, data la vecchiaia. Comunque, perché ho fatto questa scelta? A novembre ho il primo figlio in arrivo, sono un vecchiotto di 42 anni, ho il primo figlio in arrivo e per cui la mia mentalità è un po' cambiata nel tempo, da quello di spendi spendi perché tanto te la devi godere la vita, se spendi adesso sei fottuto. Allora, ho deciso qualche mese fa di cominciare a seguire un po' tutto questo mondo degli investimenti, del risparmio e del trading, perché voglio mettere un po' di soldi da parte per me, per quello che sarà la mia vecchiaia, ma anche per avere una specie di materasso, una specie di tampone per tutte le spese future che potrebbero verificarsi e che io in questo momento non posso assolutamente prevedere. Bene, cosa faccio? Il mio obiettivo è da qui a un anno, quindi sto registrando questo video a settembre 2019, ma il canale comincerà ad avere video a ottobre 2019, però voglio da settembre 2019 a settembre 2020 portarmi una rendita fissa che non è relativa al mio lavoro di circa 200 euro al mese. È il mio obiettivo primario di questo canale. Successivamente voglio incrementare la rendita nei 10 anni successivi in maniera tale che io non abbia più bisogno di andare in ufficio, lavorare tutte le mattine, ma possa gestirmi delle mie attività secondarie che mi permettano anche di passare molto più tempo con la mia famiglia, perché non voglio fare, diciamo, l'assente, troppo spesso, visto che ho un figlio a una tarda, più o meno tarda età. E poi perché appunto voglio dedicare molto più tempo anche a quelle che sono le mie passioni, le mie esperienze che non ho avuto e che vorrei avere. Vedo che non sono l'unica persona che vuole fare questo tipo di scelta, per cui volevo condividere questa mia esperienza insieme a voi. Che tipo di scelte di investimenti sto facendo per la mia vita? Prevalentemente io vi darò quello che sono le mie scelte in questo momento, ma queste scelte potrebbero ovviamente e molto probabilmente cambieranno nel futuro in base a quello che la mia esperienza mi porterà ad imparare e a tutti gli sbagli o gli errori che andrò a fare, perché sicuramente ne andrò a fare. Allora, io ho deciso di investire in questo momento diversificando in quattro tipologie di investimento. La prima è il peer-to-peer lending. Per chi non lo conosce, si tratta di degli investimenti nei quali voi su questi siti, io uso ho diversificato su quattro piattaforme, FastInvest, Mintos, Groupir e Bondora, e praticamente voi versate questi soldi in queste piattaforme che vengono prestati a loro volta a dei richiedenti di prestito, per cui voi fate praticamente una compartecipazione al prestito che le finanziarie vanno a dare ad alcune persone. In ritorno, le finanziarie, col fatto che non utilizzano soldi propri ma utilizzano i vostri, vi danno una percentuale di interesse che, in base alla piattaforma e in base al profilo di rischio che scegliete, può essere più o meno alto. La seconda tipologia di investimento è il trading, però fatto come social trading, per cui io uso la piattaforma di eToro. eToro è una piattaforma, forse la prima e quella più importante di social trading, dove praticamente voi potete comportarvi come se foste su un Facebook,
c'è un feed di notizie che ogni trader mette a vostra disposizione e per cui potete copiare i trader migliori in base a delle scelte che fate. Poi naturalmente per tutti i tipi di investimento che faccio vi farò dei video appositi, ma questa è solo una, diciamo, una infarinatura generale. Praticamente copiando i traders voi copiate anche le loro posizioni, per cui se sono ottimi traders potete in linea teorica guadagnare qualcosa. Ci sono vantaggi e svantaggi del fare appunto il copy trading, che andrò a elencarvi poi nei video appositi. Terza tipologia di investimento, che ancora non ho iniziato ma ho aperto, diciamo, l'account, è DeGiro, o come dicono in inglese DeGiro, e questa invece è una piattaforma vera e propria di investimenti che in questo caso però devo gestirmi da solo, per cui non la utilizzerò nel breve termine, utilizzerò eToro con il conto demo per imparare appunto tutte le tematiche relative agli investimenti, che possono essere di azioni, di ETF, di CDF, di criptovalute, di cambi monetari, il cosiddetto Forex, Forex Exchange. E poi a un certo punto sposterò un po' dei miei investimenti su DeGiro, perché voglio fare del trading per conto mio, perché ovviamente eToro ha, fra i tanti limiti che andrò a elencare poi nel video apposito, il fatto che ha una certa limitazione di equity, per cui di azioni o ETF o altre tipologie di investimenti che si possono eseguire, sono molto limitate. L'ultima tipologia di investimento, scusate che se scorro gli appunti, è Moneyfarm. Moneyfarm è una società italiana a cui dedicherò un video apposito a breve, dove faccio un pacco, un piano di accumulo, in cui verso ogni mese una determinata somma che mi maturerà nel tempo. Io ho aperto tre tipologie di investimenti, uno a breve termine, uno a brevissimo termine e uno a lungo termine, e anche in questo caso vi andrò ad elencare nel video apposito quali sono i miei investimenti e perché ho fatto determinate scelte. Il canale avrà anche delle rubriche diverse, una sarà riguardante la recensione di carte e di conti che andrò a utilizzare, e vi proporrò solo quelle che ho utilizzato, non vi farò, diciamo, recensioni di cose che non ho utilizzato. Poi ci sarà un'altra tipologia di video dedicata ai libri, che siano essi di finanza o di formazione personale o di crescita personale, di minimalismo, e appunto recensirò solo quelli che ho letto. Da quando ho cominciato questa esperienza io sto leggendo più o meno fra i 3-4 libri al mese, per cui sto incrementando la mia conoscenza su determinati argomenti, ma so benissimo che non mi fermerò mai di imparare, io voglio morire imparando. Inoltre tutte queste piattaforme, tutte queste recensioni di carte, di conti e anche di libri avranno dei link affiliati qui sotto, perché appunto uno delle forme in cui voglio raggiungere questa cifra di 200 euro al mese entro un anno è appunto di fare dei referral, dei link affiliati che vi possano permettere di guadagnare delle piccole somme ogni mese, ma tutte queste piccole somme a fine mese possono formare un piccolo gruzzolo. Metterò anche un link per PayPal se volete supportare il canale con delle donazioni, che apprezzerei moltissimo. Poi, quali sono le mie strategie per il futuro? Le strategie per il futuro sono di studiare al meglio tutto quanto quello che è il mondo degli investimenti e cercare poi di spostare il canale da un canale di condivisione delle mie esperienze a un canale che diventi anche un punto di riferimento per chi invece voglia imparare. Una volta che ho raggiunto una certa conoscenza, molto probabilmente questo accadrà, non so, fra 5, 6, 7, 8 anni, poter cominciare anche a usare le mie esperienze per condividerle in maniera un po' più chiara e un po' più dettagliata con chi ha conoscenze zero e voglia partire, come me, in un'esperienza di questo tipo. Sicuramente tutto quello che farò sarà anche dedicato a cercare di fare dei corsi sugli investimenti e sul trading, perché secondo me la formazione è l'arma vincente in questo tipo di mercato, per evitare di sperperare tutti i soldi perdendoli in una maniera veramente ridicola, che poi di ridicolo c'è poco, perché piangerei tutta la notte. Io vorrei insieme a voi capire se le scelte che faccio sono valutabili in maniera positiva o negativa, per cui mi piacerebbe molto che lasciaste commenti su questo canale, su questi video, e che mi facciate capire quali sono le vostre impressioni sui miei comportamenti, sui miei investimenti e sulle mie azioni, come mi comporto. E condividendo queste esperienze possiamo migliorarci a vicenda, perché in questo modo possiamo anche sciogliere gli eventuali dubbi che ognuno di noi possa avere nelle nostre scelte. Il mio motto su questo canale sarà sempre: anch'io ci provo e spero anche voi.
Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, ciao!